Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo per avere come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso. La stretta di mano ai grandi della terra, giunti a Borgo Ignazia dalla pedana che sottolinea ancora una volta la presidenza italiana. Sorrisi e complicità, la firma su quello che resterà il manifesto del vertice. Il selfie con i giornalisti aspettando il presidente americano che si è fatto attendere un quarto d'ora. Il G7 di Giorgia Meloni inizia così, con la prima photo opportunity dei tre giorni scanditi in sei sessioni. Poi le prime parole della premier che spiega la scelta della Puglia, che ospita il G7 per la prima volta, non casuale e con la storia dei suoi ulivi secolari come quello del tavolo dei lavori, metafora delle nostre radici. In questo G7, caratterizzato da un chiaro e ribadito tratto di apertura sul mondo, si parla molto di Africa, del nuovo approccio tanto caro al governo, del piano Mattei, dei progressi condivisi dal tavolo dei grandi, ma anche della dura lotta ai trafficanti di esseri umani. Sul tavolo di oggi anche la crisi in Medio Oriente, ma soprattutto si è parlato di Ucraina. Zelensky si dice soddisfatto del chiaro sostegno che oggi è arrivato al suo popolo dalla Puglia e parla di un incontro produttivo con Giorgia Meloni sui nuovi aiuti. Capite bene che quello di oggi è un passaggio politico fondamentale che ora dovrà velocemente essere definito dal punto di vista tecnico, ma è un risultato non scontato del quale vado particolarmente fiera. L'accordo, che dovrebbe partire a fine 2024, coprirà un arco temporale di 10 anni e porterà all'Ucraina 60 miliardi, frutto dei proventi dei fondi russi congelati in Belgio e che i paesi del G7 si impegnano a restituire. Con il sole che inizia a scendere, i capi di Stato e di Governo, lo sguardo rivolto al cielo, assistono ai paracadutisti dell'esercito, reparto folgore, che con le bandiere dei rispettivi paesi atterrano ad un palmo dagli attenti spettatori. L'ultima, quella del G7, e poi la foto e le parole della premier che annunciano la giornata di domani. E c'è grande attesa domani per l'arrivo del Santo Padre. Per lui 10 incontri bilaterali, tra i quali anche Meloni, Zelensky e Biden. La cena con Mattarella, alla quale Biden non partecipa, segna la chiusura ufficiale della prima giornata dei lavori e già si pensa al testo conclusivo, che verrà adottato ufficialmente domani, sul quale leggeremo molte cose innovative e che caratterizzano fortemente la matrice italiana, come l'immigrazione, l'intelligenza artificiale e i grossi passi avanti fatti per l'Africa, che partecipa ai lavori con molti leader come invitati non G7. Nulla di nuovo invece sull'aborto. Nel testo finale del vertice verrà confermato quanto sostenuto nelle dichiarazioni finali di Hiroshima. Nessun passo avanti, ma neppure indietro. La parola aborto non compare nel testo, come sottolinea Macron, ma tutto quanto stabilito nello scorso G7 viene confermato anche su questo tema. Da questo G7 non vogliamo che escano solamente documenti, vogliamo che escano anche fatti concreti che costruiscono quegli impegni. Allora, chiediamo